115esima edizione della fiera di Pozzolengo, l'abbiamo già detto più volte, una fiera importante, una fiera quest'anno un po' diversa dal solito. Paolo, posso dirlo, Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo, avete voluto dare questa cerimonia iniziale, inaugurale ai bambini, praticamente consegnarla, come dicevi anche il discorso, ai bambini che saranno poi appunto il futuro di Pozzolengo. Avete fatto con le scuole, avete fatto la mini banda, bravi, insomma, e poi tanta gente, quindi è stato anche un motivo per far venire forse i pozzolenghesi a vedere la loro fiera. Ma lo dici bene, guarda, al di là che naturalmente riempie sempre di orgoglio 115 anni di una manifestazione così importante che sa ancora riunire il cuore della nostra popolazione, della nostra comunità. Oggi è veramente un giorno speciale, non dico che abbiamo passato il testimone perché sono bimbi piccoli, ma avere questi ragazzini delle elementari che hanno cantato scuola primaria, perché oggi si dice scuola primaria, hanno cantato l'inno di Pozzolengo, musicato dalla nostra piccola banda, dal nostro maestro di musica, è stato veramente fantastico. E l'ho detto e continuerò a dirlo, io credo che questo giorno questi bimbi lo porteranno nel cuore, nella loro mente, e sicuramente ricorderanno con gioia questa fiera e la porteranno all'interno della loro vita con grande soddisfazione, e sicuramente per noi è motivo di credere che continuerà ancora per altri 115 anni. Perché il traguardo è importante, ma al di là dei 115 anni, come dicevo prima, c'è la dispensa morenica, quindi le eccellenze del territorio in mostra, in vetrina, tutti possono degustare queste eccellenze del nostro territorio di Pozzolengo e delle colline moreniche. Lorenzo Ronchi è il presidente della Proloco, che con il comune ha organizzato, ha allestito questa kermesse, la dispensa delle colline moreniche è lì alle nostre spalle, i prodotti tipici ci sono, presidente, ci siamo. Quindi 115esima edizione di questa manifestazione importantissima e 15esima edizione della dispensa morenica. Dispensa morenica nella quale vengono proposte tutti i prodotti locali delle colline moreniche, non solo di Pozzolengo, ma in particolare del nostro territorio, con un punto diciamo di attenzione al nostro salame. Presidente, lei in mano ha una maglietta, però alle nostre spalle vedo che questa maglietta ce l'hanno i bambini. Difatti abbiamo quest'anno dotato la scuola e tutti i bambini di questa nuova maglietta che con il contributo dell'amministrazione comunale, che qui ringrazio pubblicamente, e della Proloco, abbiamo potuto fare questa spesa, seppur non enorme, ma per noi molto 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 importante e impegnativa, proprio per poter dotare i bambini anche di un segno di riconoscimento che li faccia appartenere a un gruppo. Da qui proprio il tentativo di portarli a prendersi, diciamo, a cuore questa manifestazione che domani sarà gestita da loro. Franco Cerini, presidente di Garda Unico, oltre che Garda Lombardia, Sirmionese, ha voluto essere presente per portare anche la testimonianza dell'unità del Garda per quanto riguarda il territorio turistico, ma anche nel discorso dei prodotti. Non potevo mancare a questa iniziativa di un comune virtuoso che comprende che legare le tradizioni al valore dei propri cittadini, alla possibilità quindi di dar senso all'enogastronomia, alle capacità degli imprenditori e dei lavoratori locali, penso che non potevo essere assente. Ho voluto essere per testimoniare l'impegno e la forza di questa amministrazione e soprattutto di questa comunità, la comunità di Pozzolengo. Ecco Franco, i prodotti tipici della terra bresciana, gardesiana, perché ci sono anche altre località, certo, non riescono ancora, credo, con forza a entrare a far parte del settore turistico. Tutti guardano soprattutto a quello che costa meno, l'olio del Garda sappiamo che ha un prezzo abbastanza alto, quindi mettiamo nella bottiglia magari dell'olio del Garda, mettiamo altro olio, faccio un esempio. Sarà vero che il nostro inserimento, non per i vini, perché il Lugana fa 15 milioni di bottiglie ed è un successo strepitoso che ci fa riconoscere in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli altri prodotti, è vero, il nostro inserimento può apparire lento, ma lento e non fermo, ed è costante, e questo io credo sia un dato positivo di quale dobbiamo prendere atto, oltre ad aggiungere che i nostri prodotti rappresentano una qualità e un'eccellenza quasi unica in tutta Italia. Fiera di Pozzolengo, si parla di prodotti del territorio, prodotti tipici, prodotti di qualità. Quest'anno la novità, credo possiamo dire che la novità della 115esima edizione, è il formaggio Bagos. Il formaggio Bagos è conosciuto in tutto il mondo, apprezzato, centellinato, perché ya sappiamo i costi che c'ha il formaggio Bagos. E siamo in compagnia di Santo. Santo è il, come si chiama, il formaggere? Formaggere.
formaggere che ha accettato anche di spiegarci un po' le diversità del bagos, perché dire bagos si dice in generale, però c'è il prodotto estivo, il prodotto invernale. Il prodotto estivo ha una tipicità, il prodotto invernale ne ha un'altra. Bisogna saper scegliere e soprattutto cercare di vedere sempre i marchi dei consorzi Santo. Ecco, io consiglio di solito quando comprano un formaggio bagos, guardare che sulla circonferenza ci sia il marchio dell'azienda e poi ci sia scritto anche settimana, mese e anno di cui è stato fatto. Perciò è molto importante anche lì, in base al numero dell'azienda, il bollino dell'azienda, si può risalire con internet chi è il produttore del formaggio. Quindi la qualità 12, 18, 36 mesi è un po' difficile trovarla. Molto, molto, molto. Arriviamo massimo a 24, a volte sono dei signori che gentilmente hanno ancora il 30, però è una cosa un po' duretta. Ecco, vogliamo dire invece la diversità fra l'estivo e l'invernale per far capire alla gente, non possiamo farli sentire i sapori, ovviamente quelli vengono, se lo comprano e assaggiano. Far sentire i sapori via cavo sarebbe troppo bello, però la diversità dell'estivo invernale è che l'invernale viene le mucche, immagino lì, in stalla e tutto quello che produco, il latte è tutto pieno di proteine, energie, tutto ciò che concerne il latte. Invece essendo in malga le mucche sono fuori giorno e notte e lì mangiano erba fresca, fiori freschi e lì il latte è molto più saporito e già di per sé prende quel giallino dei fiori che la rugiada bagna al mattino, presto di notte. Ascolta Santo, sul lago di Garda c'è l'olio d'oliva e andare a comprare l'olio d'oliva vero del Garda, più a fare il mutuo, comprare il bagos, altro mutuo. Perché ci sono questi perché questi prezzi così alti, per la poca produttività? Più che altro è un prezzo alto perché il formaggio è ancora manualmente. Facciamo ancora in caldera di 300 litri di latte per fare una forma. Ancora in caldera così, esclusivamente di rame. Che abbiamo provato a fare in acciaio e alluminio, ma non è uguale perché se sotto abbiamo 40 gradi, sotto deve essere almeno 38, invece alluminio non tiene il calore. E stavo dicendo che per fare una forma di formaggio ci vogliono 300 litri di latte. Quante ne fate al giorno? Di media in questo periodo facciamo un giorno un sì e un altro giorno due, facciamo una di media grande, un diametro di mezzo metro e l'altra su 30-40 centimetri. Ecco, l'importante per chiudere anche di guardare i marchi. I marchi, come dicevi prima giustamente. Sì, è molto importante vedere che il marchio sia di 4 lettere, ma non di 3. Ci sia IT Italia 03 e Brescia. Il marchio della stalla che su internet si può risalire alla stalla che è e dopo il marchio CE vicino, non C qua e lei qua. Questo è invernale o estivo? Questo è estivo. Estivo perché è verde? È verde. Quell'altro più giallo? Più giallo è invernale. Poi anche perché come lei nota, man mano che si stagiona perde il colore, poi il sapore, la fragranza zafferano rimane. È come lasciare una macchina 10 anni a quel sole, si scolorisce, però come accende il motore, perfetta. Via.